Buongiorno, una buona giornata, una buona domenica da Gabriella Caramore. E dunque si apre oggi il sinodo sulla famiglia, il sinodo dei vescovi sulla vocazione e missione della famiglia nel mondo contemporaneo, uno dei più importanti organi consultivi della Chiesa Cattolica. Sulla sua funzione, sui suoi limiti, anche sulle sue possibilità, si sono espressi ieri a Uomini e Profeti con Brunetto Salvarani, Mauro Castagnaro di Noi Siamo Chiesa, Marinella Perroni, biblista, e il teologo Giannino Piana. E certo sugli esiti di questo sinodo si gioca molto, sia all'interno del mondo cattolico sia nella rappresentazione della Chiesa nella realtà contemporanea. Non è in gioco soltanto una contrapposizione progressisti liberali nel modo di considerare la famiglia. Sentivamo stamattina a prima pagina qualcuno dice una protestantizzazione della Chiesa cattolica. In realtà si tratta semplicemente di una, come dire, adeguazione alle esigenze della modernità. E comunque non è soltanto in gioco una diversa antropologia religiosa tra diverse aree del mondo, ma anche un modo di porsi come interpreti del Vangelo, come testimoni di una parola antica in un mondo in trasformazione. E anche naturalmente ne uscirà una valutazione di questo papato, delle sue fatiche, delle sue speranze. Ma prima di addentrarci in questioni teologiche, lo faremo tra poco con Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, che ha dedicato riflessioni importanti a questo tema, noi vorremmo guardare proprio all'istituzione famiglia. Che cos'è? Quando nasce? Antica quanto Homo sapiens, si potrebbe dire, o ancora prima, perché anche ogni gruppo animale conosce il tepore, la protezione e anche l'educazione dei piccoli. Però poi nel corso della storia ha assunto molte forme nelle diverse civiltà. E allora come e quando si è imposta la famiglia mononucleare come modello vincente in Occidente? E che cosa significa quando oggi diciamo che è in crisi? Ne parliamo con Marco Aime, docente di antropologia culturale all'Università di Genova, ed è anche e soprattutto un grande viaggiatore che ha esplorato il mondo con occhi desiderosi di scoprire le differenze. Buongiorno Aime. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, intanto così, qualcosa di personale, quali sono i suoi viaggi più importanti, quelli da cui ha imparato di più? Ma forse il primo viaggio, diciamo, fuori dall'Europa, che fu nel lontano 83, tra le montagne del Pakistan, Indo Kush e Karakorum, che fu il primo veramente incontro con la diversità culturale, uscivo dal mondo occidentale. Però sicuramente forse i viaggi che mi hanno segnato di più sono stati quelli in Africa occidentale, in particolare in Benin e in Mali, dove ho trascorso periodi molto lunghi. Ecco, tra l'altro voglio ricordare il libro Le radici nella sabbia, Viaggio in Mali e in Burkina Faso, dove lei appunto racconta queste sue esperienze, queste sue conoscenze. Ecco, che cosa ha scoperto o ha incontrato anche relativamente alle strutture familiari? Quali varietà nel mondo familiare l'hanno impressionata maggiormente? Ma intanto è importante, ecco, forse dire che in piccole società di villaggio, come alcune di quelle che è capitato di studiare in Africa occidentale, la parentela, la famiglia è la struttura portante della società. Cioè si potrebbe dire che è la struttura politica portante. Ecco, tutti i rapporti vengono regolati sulla base di appartenenze a famiglie, lignaggi, clan, generazioni. Quindi, e questo forse è anche il problema che oggi stentiamo a capire relativamente a come si è formato l'ISIS, no? O perlomeno il suo influenza in quei territori, perché lì conta molto il clan. Quindi c'è da una parte sì gli stati, le costituzioni eccetera, ma dall'altra il clan che è fondamentale. Sì, esatto, ecco, i legami di parentela, famiglia, a seconda delle sì, varie configurazioni, sono delle vere e proprie strutture organizzative che regolano i rapporti, le relazioni tra generazioni e tra coetanei. Quindi bisogna, ecco, tenere conto che qui non stiamo parlando solo di una delle possibili modi di organizzare la società, ma del modo di organizzare la società.
Ecco, però queste famiglie, clan e così via hanno delle strutture molto diverse a seconda dei luoghi in cui si trovano. Sì, intanto possiamo partire proprio dalla base, per esempio la famiglia. Prima giustamente lei ha parlato di famiglia nucleare o mononucleare, che in Occidente sembra, a volte viene anche definito come famiglia naturale, ma gran parte dell'umanità adotta la poligamia, anzi in particolare la poliginia. I casi di poliandria sono rarissimi. E poi ne parleremo più esatto. Avanti. Sì. E anche in via un po' di estinzione. Sì. Ma per esempio questo già è una configurazione totalmente diversa dei rapporti tra coniugi, dei rapporti tra genitori e figli. E poi per esempio ci sono società in cui il padre sociale non è per forza il genitore biologico, ma può essere lo zio materno in certe società caratterizzate dalla matrilinearità. Ci sono ancora addirittura alcune società, per esempio nell'Africa centro-orientale, per esempio in Uer del Sudan, in cui si organizzava, adesso si sta un po' perdendo perché con trasformazioni che stanno avvenendo, ma il matrimonio tra donne, e questo non aveva nulla a che fare con l'omosessualità, ma semplicemente una donna che non poteva avere figli tornava a vivere coi fratelli, i fratelli le trovavano una compagna, lei assumeva il ruolo maschile in modo che lei potesse avere figli. O addirittura società come le native, in alcune popolazioni native americane, tra gli Inuit, in cui i generi, che noi qui oggi c'è una grossa discussione in genere, però tendiamo a classificare in maschile e femminile, invece è previsto un terzo genere. Ecco, quindi sono molti. Che cos'è il terzo genere in quei casi? Il terzo genere sono individui che, per esempio, oggi spesso si sente parlare di questi due spiriti, two spirits, apparterebbero, si configura, comunque la società li propone come un genere intermedio che non è nel maschile né nel femminile, e questi individui avrebbero delle particolari caratteristiche, addirittura per esempio di entrare in contatto con gli spiriti, quindi hanno godono di un altissimo prestigio all'interno della società. Questo non ha nulla a che vedere con l'omosessualità, è semplicemente una configurazione dei possibili generi. Senta, Lévi-Strauss è stato tra i primi nel secolo scorso a indagare le strutture elementari della parentela. Oggi sono messe in discussione le sue ricerche perché, insomma, in un certo senso datate. Da un lato i tratti comuni delle varie strutture parentali, dall'altro le differenze. E comunque ha avuto il merito di porre in primo piano il rapporto tra natura e cultura. Ecco, oggi lei come vede le ricerche di Lévi-Strauss in questa direzione? Ma nonostante le critiche che si possano fare al lavoro di ricerca di Lévi-Strauss, come si dice, tanto di cappello, sì. Senza Lévi-Strauss forse non saremmo ancora qui a parlarne. È chiaro che da un lato il tempo passa, si hanno maggiori dati e anche alcune sue teorie vengono un po' messe in crisi. Un altro forse difetto è stato un po' nel metodo, cioè Lévi-Strauss, ovviamente molto coerentemente con la sua prospettiva strutturalista, ha lavorato molto sulla forma della parentela. Molti altri antropologi che hanno lavorato più sul terreno però hanno anche dimostrato come è vero che esistono delle strutture formali, ma queste a volte sono anche manipolate, ci sono delle eccezioni, non è che la gente, ecco, le società sono così succubi o così in qualche modo condizionate dalla forma. Ci si adegua e ci sono delle trasformazioni. Ecco. Il problema è sempre stato un po' critico il rapporto tra struttura e storia. È vero che esistono le strutture, ma è anche vero che il vento della storia le attraversa e quindi si rimodellano quelle strutture e non rispondono più forse ai criteri individuati all'origine. Senta, il vento della storia che oggi scompiglia, diciamo, le famiglie nel mondo occidentale. Però, come dire, potrebbe essere anche una grande occasione questa di rimodellare la nostra idea di famiglia troppo stretta, troppo costretta dentro degli schemi, per l'appunto.
Sì, ecco, infatti... Sì, quando si dice crisi della famiglia, esatto. Intanto che cosa si intende e poi come la si può leggere? Ma appunto mi ha piaciuto perché stavo appunto dicendo, oggi si sente parlare molto di crisi, ma crisi di cosa? Di un modello di famiglia, quello nucleare, dovuto alle separazioni, dovuto ai matrimoni ritardati, dovuto... Però teniamo conto che i vari modelli di famiglia sono sempre legati, dettati anche da situazioni storico-sociali ed economiche, quindi non è che nascono così dal nulla. E proprio perché storia, società, economia cambiano, e anche la famiglia a volte si adegua. Quindi forse si può dire che c'è una crisi di un modello a cui ci eravamo abituati e che molti pensano essere naturale. Ma essendo la famiglia una creazione culturale, forse siamo in un periodo in cui si sta riconfigurando sotto forme nuove che non abbiamo ancora imparato a leggere, o forse dovremmo anche imparare a riorganizzare. Ecco. Ogni trasformazione ci propone, ci pone delle domande a cui forse dobbiamo imparare ancora a rispondere. Ecco, imparare a riorganizzare e a rispondere, però comunque è vero che nelle strutture familiari, ma insomma diciamo nelle strutture personali, si vive un disagio nuovo. Qualche decennio fa forse c'erano disagi più nascosti, più sotterranei, però l'educazione dei figli è più complicata, la gestione dei genitori anziani è più complicata, le separazioni spesso sono molto dolorose proprio perché forse non abbiamo imparato ad affrontarle. Quindi da una parte la parola crisi può essere impropria, ma dall'altra denota una sofferenza che c'è, che è evidente. No, su questo siamo d'accordissimo, ecco, dicevo, vedevo ecco, che la crisi c'è, sì. Di un modello, ma su un altro. Chiaro che poi un conto è lo sguardo dell'osservatore che magari misura le cose sul tempo della storia, un conto invece poi è entrare nel vivo della questione, viverla in prima persona e ragionare in tempi della esistenza umana che ahimè è molto più breve. Per cui è chiaro che appunto chi vive oggi queste situazioni le vive in modo lacerante, perché noi siamo anche stati condizionati culturalmente da una concezione dell'amore che è di epoca romantica, della durata eterna di un legame sentimentale, e quindi la famiglia permanente, stabile, costante nel tempo. Ecco, oggi voi per cambiamenti tipo culturale, voi anche per cambiamenti di tipo economico, ecco, per cui se prima i genitori si tenevano in casa da anziani, i figli li tenevano, oggi è più difficile perché tutti lavorano, e tutto questo, ecco, ha scardinato quel modello. Ecco, l'avvento dell'era industriale ha anche costretto forse a ripensare, a rimodellare, facendo saltare dei meccanismi che funzionavano, ma che oggi per una serie di concause si trovano a essere indeboliti. È chiaro che chi le vive come sofferenza, perché culturalmente siamo ancora legati a quel modello, e ci vorranno generazioni perché magari ci si abitui poi invece a un matrimonio che non per forza, ecco, finché morte ci separi. che sono un po' minacciosa, esatto. Questa formula. Senta, Marco Aime, dunque adesso io vorrei sentire anche Enzo Bianchi su questo, che è priore e fondatore della comunità monastica di Bose. Lei è meno, come dire, forse appassionato ai temi teologici, però la pregherei di restare con noi. Esattamente, è sempre un piacere ascoltare Enzo Bianchi. Ecco, perché no, quando vuole naturalmente intervenga, ma poi ritorniamo anche con lei. Allora, saluto Enzo Bianchi, che dovrebbe essere collegato con noi per telefono. Buongiorno Enzo Bianchi. Buona domenica a tutti e anche a Marco Aime. Grazie, anche a lei. Grazie. Allora, Bianchi, partiamo da questo tema, anche perché anche su questo stamattina a Prima Pagina abbiamo sentito varie telefonate, il rapporto fra natura e cultura.
C'è una messa in discussione sana, credo, salutare da parte, anche da parte cattolica, di questo stretto legame fra natura e cultura, per cui la famiglia, c'è una famiglia naturale e quindi a quella ci dobbiamo attenere. Ma come abbiamo sentito anche dalle parole di Marco Aime, la famiglia naturale è un po' una astrazione. Ecco, lei come... ho visto che anche i vescovi nel documento preparatorio a questo sinodo sono inceppati, hanno parlato di matrimonio naturale, di famiglia secondo natura. Ecco, lei come vede la questione dal punto di vista anche proprio cristiano? Ma proprio l'uso di questo linguaggio mi sembra davvero insufficiente per la comprensione che noi abbiamo oggi della famiglia. Io capisco la Chiesa quando insiste sulla natura o su un'etica naturale, vuol dare una grammatica per definire tutto ciò che è veramente umano. C'è un umano specifico appartenente a tutti gli uomini di tutti i tempi, di tutte le culture. Questo, secondo la Chiesa, sarebbe dunque l'etica naturale, che discende da una natura specifica umana definibile. Il problema è che nel caso invece della famiglia noi ci troviamo di fronte a una istituzione, a una forma di convivenza, la quale si poggia sulla natura maschio e femmina e la procreazione, però in realtà si è evoluta, si è imposta, si è dato forma per ragioni molto sociali, ragioni economiche, certamente ragioni sociali, ragioni che sono politiche. Si è cercato di dare un tessuto per tenere insieme la società e c'è proprio la Bibbia che lo testimonia. A me fa impressione che ormai sono le scienze umane e Aime ci ha dato tutta una testimonianza sul fatto che c'è una molteplicità elevata di forme di famiglie nella cultura, la poligamia, la poligenia, la poliandria. Poi bisognerebbe distinguere in poliandria fraterna, dove un gruppo di fratelli sposa un'unica donna, la poliandria associata, il matrimonio monogamico che aggiunge un secondo marito che viene incorporato nella precedente unione, c'è addirittura l'istituzione della moglie del villaggio attestata in Congo, perché le giovani donne vanno in sposa a uomini avanti in età. Ai giovani viene assegnata una sposa comune per la quale provvedono al compenso matrimoniale. Ma la Bibbia ci testimonia che i patriarchi avevano la poligamia, hanno avuto molte donne, fino dai padri Abramo fino a Salomone. Le mogli sono da due, nel caso di Abramo addirittura a 1000, si dice, di Salomone. Eppure questi sono i grandi testimoni della fede e sono quelli che sono stati destinatari della rivelazione. Addirittura nel caso di Abramo noi abbiamo il caso di un utero in affitto, perché Abramo chiede a sua moglie Sara di lasciare che lui possa unirsi ad Agar per darle un figlio, visto che lei è sterile. Cioè, noi abbiamo tante forme, il problema non è quello delle forme, il problema è che a un certo punto è giunta quella che noi nella fede chiamiamo rivelazione, cioè l'alzare il velo sulla volontà di Dio, sul suo progetto creazionale, su un telos, uno fine verso cui l'uomo deve tendere. E quel fine certamente è l'incontro tra l'uomo e la donna, con apertura alla vita, perché si prolunghino le generazioni e la terra sia abitata. Ma questo viene dalla rivelazione, e anche la fedeltà, l'indissolubilità, viene dalla rivelazione, viene dalla fede, non viene dalla natura. Questo mi sembra davvero qualche volta ingenuo da parte degli uomini di Chiesa e anche ingiusto nei confronti di un riconoscimento verso l'umanità che ha tentato tante strade, ma sempre in vista di una migliore convivenza che sia più segnata da meno violenza
ed ha più possibilità di comunicazione e di rapporti umani. Tra l'altro anche nel mondo antico appunto c'erano queste famiglie, come lei ha ricordato, molto diverse, multiformi e molto allargate, e però c'era il comandamento di non commettere adulterio, anche se con dei limiti che tante volte abbiamo spiegato, ma diciamo che l'idea era quella, cioè non fare del male, cioè di regolamentare, ecco, anche queste unioni un po' complicate, no? Sì, ma ciò che si guardava era soprattutto perché il tessuto umano del villaggio, del clan, della società, fosse un tessuto umano che tendesse all'umanizzazione. Non possiamo dire altro. Si cercava un'umanizzazione, che l'uomo fosse più umano, che l'uomo e la donna trovassero vie più umane per poter stare al mondo. Senta, ma storicamente questo tipo di pensiero nel cattolicesimo, quando si è consolidato, perché appunto fino ai primi secoli c'erano delle possibili variazioni, poi insomma c'era più larghezza, diciamo, di vedute, bene o male, pur nella ricerca di questo che lei dice elemento di rivelazione, però poi non so se si può dire intorno all'Ottocento si è come dire irrigidito, ecco, quest'idea della famiglia naturale e mononucleare. Certamente, le faccio solo un esempio, sì, che è molto significativo e che credo gli ascoltatori capiranno. La festa della Sacra Famiglia, la Chiesa non l'ha mai conosciuta fino all'Ottocento, non era stabilita, il che significa che la famiglia certamente è sempre stato un luogo su cui la Chiesa ha investito la sua osservazione e tutta la sua cura, però il rischio è che qualche volta questa famiglia diventi una figura ideologica, soprattutto si dimentichi che Gesù è stato talmente critico verso la forma di famiglia che ha creato una nuova famiglia, lo dice lui stesso, e addirittura nei confronti della famiglia, in vista del regno di Dio, ha preteso delle non osservanze come il celibato. Io credo che su questo si è riflettuto poco anche in vista del sinodo, perché si insiste con una famiglia idealizzata che in realtà è mai esistita e che comunque Gesù all'interno del suo annuncio del regno ha mai messo come una famiglia che debba essere presa nella sua idealità e centrale per l'economia del regno. Questo dobbiamo dirlo. Siamo troppo debitori dell'epoca romantica, recente, come diceva, ahimè, sì, nel pensare questa famiglia come l'abbiamo vissuto noi, dimenticando però, perché io credo che qui dobbiamo essere molto chiari, quando si dice c'è una crisi della famiglia, è la crisi di questa famiglia 700-800, di cui l'icona significativa è la Sacra Famiglia di Nazareth. Però, attenzione, in quella famiglia, io l'ho vissuta, ci sono stato dentro, si poteva parlare allora di una crisi per la violenza, per il sopruso da parte del padre, per la soggezione delle donne, per il non valore dei figli finché erano piccoli. Cioè, non dobbiamo idealizzare una famiglia che non c'è mai stata. Le famiglie sono da evangelizzare, sono da umanizzare sempre, e questo itinerario non può mai essere pensato concluso o appartenente di diritto a una forma di famiglia. Ecco, tra l'altro la Sacra Famiglia di Nazareth, anche quella è un'astrazione, perché cioè, Gesù, figlio di una vergine o comunque sia, insomma, di una ragazza con questo matrimonio strano, questo annuncio dell'angelo, cioè tutta la narrazione è un po' singolare, fantastica. È un caso. Non è che le famiglie possano dire che anche loro sono chiamati a un matrimonio casto, ad avere un figlio che è dono di Dio e non della loro unione sessuale. Io credo che l'unicità della famiglia di Nazareth debba far sì che in qualche misura noi sappiamo leggere in modo diverso le nostre vite, che sono, attenzione, anche segnate da miseria,
da cattiveria, nel linguaggio cristiano da peccato, ciò che invece si dice sempre che in quella famiglia mai c'era posto per il peccato. Questa è la tradizione della Chiesa. Allora bisogna essere più precisi sul linguaggio. Io ho paura che in qualche misura usciamo troppo velocemente da un'età della pietra e non siamo capaci ancora ad avere un linguaggio che sia rispettoso, ma che sia anche coerente con quel che pensiamo e con i dati. Per cui c'è un linguaggio ambiguo che si presta sovente a tante interpretazioni e alcune in contrasto proprio con quella che è la fede cristiana, ma non ce ne accorgiamo neanche. Tra l'altro, Enzo Bianchi, dunque io voglio suggerire uno strumento, se qualcuno vuole seguire con una certa coerenza anche questo dibattito, questo sinodo dei vescovi, uno strumento che è uscito dalle edizioni Kekaion, La famiglia tra sfide e prospettive. Naturalmente si stanno moltiplicando le uscite pubblico, editoriali sulla famiglia, ma voi avete messo insieme dei contributi di vari teologi e teologhe francesi, belgi, adesso non ho presente tutti, tra cui alcuni Xavier Lacroix, André Ouenen, Anne-Marie Pelletier. Ecco, Anne-Marie Pelletier, che mi ha colpito molto, cioè hanno un'acutezza di analisi e anche una, come dire, proprio un'inventiva teologica di cui c'è bisogno in questo momento. E lei pubblica una postfazione a questo libro in cui critica varie cose. La prima è appunto questa della famiglia come elemento naturale, ma poi anche critica l'espressione l'Evangelo della famiglia. Allora, lei ne accennava prima, ma forse è bene essere più precisi, anche se l'abbiamo detto altre volte, ma che senso ha questa espressione? Gesù non sembra annunciare un Evangelo della famiglia. Assolutamente no, è un'espressione enfatica, creata da Giovanni Paolo II, che era davvero un creatore di espressioni che avevano molta performance, ma non sempre coerenti, oserei dire, con la Bibbia. Ce ne sono tante, non c'è solo questa. Sì. Ma il Vangelo della famiglia non è coerente con la Bibbia, perché nella Bibbia si parla solo di Vangelo della pace, di Vangelo della salvezza, perché Vangelo significa buona notizia. Ora, la buona notizia della famiglia non c'è, perché la famiglia è un luogo da evangelizzare, è lei che riceve la buona notizia dalla rivelazione. Di per sé, cioè, è una forma lei, umana. È lei in quanto, come dire, un aggregato di individui, ma appunto tanti altri. Deve essere evangelizzato, non è assolutamente un luogo redento, ma è un luogo da redimere, non è un luogo che sia esemplare di umanizzazione, ma è un luogo da umanizzare. Di conseguenza, dire Vangelo della famiglia è qualche misura attentare, secondo me, all'unicità, che la buona notizia è solo quella di Gesù Cristo e certamente porta salvezza e pace, ma non ci porta delle forme concrete del nostro vivere umano, sociale o personale. Anche perché poi, come lei accennava prima, c'è una critica di Gesù alla famiglia. Leggo solo i versetti del Vangelo di Matteo: mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli, e qualcuno gli disse: ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti. Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, stendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: ecco mia madre ed ecco i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questo è per me fratello, sorella e madre. E quindi qui c'è, come dire, un altro tipo di famiglia. È una riserva. Una riserva. È un altro tipo di famiglia che lui annuncia, non più sui legami di sangue. Noi dobbiamo avere il coraggio di dire che tra le rotture che Gesù ha fatto con il giudaismo non c'è solo la rottura con il Tempio, la rottura con la terra, ma c'è anche la rottura con i legami di sangue. Chi ama la padre e la madre più di me non è degno di me. Se uno deve seguirmi, non è neanche chiamato ad andare a seppellire suo padre quel giorno,
perché i morti seppelliscano i loro morti. Queste sono parole di Gesù. Qualche volta ho l'impressione che l'entusiasmo per la famiglia non ne faccia vedere anche da parte di Gesù la denuncia dei suoi limiti. È transeunte, appartiene a questo mondo, non entra nel regno. Tutto questo mi sembra che venga meno per preoccupazioni troppo cogenti. Ecco, e oltre a questo, lei dice anche, sempre in questo testo, che con questa enfatizzazione sulla famiglia rimarrebbero fuori una grande fetta di popolazione che famiglia non fa dai religiosi stessi, almeno quelli che vivono il celibato, che ormai insomma con queste autodenunce si capisce che è una cosa molto molto in crisi anche quella, comunque alle persone celibi, ai nubili, alle aggregazioni diverse da quelle familiari, come anche quelle stesse monastiche o dentro la chiesa, quindi allora se l'annuncio è per tutti, è per tutti, non è solo per la famiglia. Ma certamente la vocazione all'amore, che in certi testi sinodali sembra essere soltanto vocazione dell'uomo e la donna a amarsi, ha una realizzazione molto diversa nella vita. Io devo dire che ho sofferto, ho cercato di dirlo anche prima, ma ho visto inutilmente, perché al mondo non ci sono solo gli sposati. Innanzitutto ci sono quelli che per varie ragioni non riescono a sposarsi, a causa della storia, a causa della loro situazione. Sono uomini celibi e nubili, ma sono fatti a immagine e somiglianza di Dio con la stessa dignità quanto quelli che si sposano. Uomini o donne? Uomini e donne. Per loro non sembra esserci una parola, non c'è nel sinodo. La seconda cosa che la dico da persona con sensibilità ecumenica, nell'ortodossia sarebbe mai stato possibile parlare del matrimonio senza parlare dell'annuncio escatologico del celibato per il regno. I Vangeli ci insegnano, quando Gesù ha parlato del matrimonio ha posto anche questa possibilità, per cui noi monaci che abbiamo scelto liberamente il celibato, in qualche misura ancora una volta ci sentiamo in questo momento dimenticati, tenuti in poco conto, lo dico con molta tristezza, e sembra che ormai al sentire certe voci noi abbiamo sbagliato lo scopo, abbiamo sbagliato la strada, perché la vera vocazione all'amore sarebbe soltanto un'altra. Questo devo dire mi dispiace, e ho sentito in questi tempi tanti uomini, tante donne venire da me e dire: ma io che nella vita non sono riuscito a sposarmi, non sono riuscito a mettere su famiglia, avevo delle situazioni di povertà, situazioni di famiglia che me l'hanno impedito, o anche semplicemente nessuno mi ha mai guardato, e come potevo sposarmi? E queste persone lo dicono piangendo, che non ci sia una parola per loro e non si tenga conto che la vocazione all'amore è di tutti, anche un uomo singolo e una singola donna sono immagine e somiglianza di Dio, e non è che lo sono soltanto unendosi insieme, ognuno porta in noi questa immagine e somiglianza di Dio, e tutto questo secondo me andava tenuto conto e non schiacciato su questo tema solo della famiglia. Che tra l'altro fa un po' impressione che un manipolo di uomini celibi, almeno così si suppone, voglia entrare così dettagliatamente nella vita sessuale e relazionale delle persone. È un po' paradossale tutto questo, no? Ma soprattutto occorrerebbe che il sinodo qualcosa lo fa, ho visto, ascoltasse delle coppie, uomini e donne normali, perché, come dice Papa Francesco costantemente, la realtà deve essere interpretata e messa di fronte a quella che è la verità, e questa operazione è essenziale. Senza la realtà, la verità diventa astratta, il comandamento diventa legge senza misericordia. Tutto questo annacqua l'annuncio cristiano, la buona notizia, e la rende semplicemente una casistica
legalistica fatta da uomini religiosi. Tra l'altro, Enzo Bianchi, dopo risentiamo subito ancora anche Jaime, mi è capitato ieri di essere presente a un incontro di coppie omosessuali cattoliche che rivendicano la loro presenza nella Chiesa cattolica e venivano da tutte le parti del mondo, c'erano dal Cile, dagli Stati Uniti d'America, dal Regno Unito, Kenya, Thailandia, Italia naturalmente e così via. E mi veniva da pensare, forse un po' azzardata come idea, ma questo loro desiderio semplicemente di essere accolti dentro una chiesa non possono avere oggi la stessa funzione che hanno avuto le donne qualche decennio fa, di, come dire, anche modificare una teologia, andare verso una teologia più, più accogliente, più dell'amore invece che della dottrina. Forse possono avere una funzione in questo senso. Ma certamente, io credo che la Chiesa sta valutando per la prima volta, con altri strumenti che gli vengono forniti dall'antropologia, dalle situazioni culturali diverse degli uomini e delle donne del mondo, sta tentando di rileggere l'omosessualità. Cosa possiamo dire? Che certamente nella Bibbia, sia l'Antico Testamento che Paolo condannano questa possibilità di rapporti omofili, ma condannano in maniera chiara. Paolo addirittura parla come di un disordine gravissimo che mostra sì, come ci si è allontanati da Dio. Però non era conosciuta l'omosessualità nei termini in cui sta manifestando oggi. È vero questo, però poi per 2000 anni questa lettura di questi brani dell'Antico e del Nuovo Testamento fatta dalla Chiesa in modo molto letterale e certamente ha portato un indurimento. Ora io credo che prima o poi la Chiesa debba rendersi conto, e spero di esser capito, che i rapporti omosessuali, l'omosessualità restano indubbiamente un enigma sul quale non abbiamo sempre una parola definitiva. La Chiesa certo non può benedire delle nozze tra persone omofile, non lo può perché finché permane la scrittura in quel senso non può farlo, però potrebbe avere un altro atteggiamento di attenzione non ipocrita. Cioè io temo oggi che la Chiesa abbia un atteggiamento verso queste persone ipocrita, perché tutti i preti sanno quanti ne incontrano nella confessione e nella vita, e sono persone sovente che soffrono nel loro cammino, poi a volte hanno anche degli esiti felici, ma soffrono nel loro cammino, ricercano, non sono affatto da pensare come persone piene di ebbrezza e di arroganza, vanno accompagnate con molta misericordia e con molta cura. Beh, tanto più adesso che rivendicano proprio famiglia, quindi appunto, andrebbero incontro ai desideri. La Chiesa deve assolutamente avere un'accoglienza di loro e permettere almeno loro di poter dire che nei loro legami c'è l'amore, qualche volta c'è l'amore, come nelle coppie eterosessuali, qualche volta c'è la donazione l'uno dell'altro. Beh, non solo qualche volta, ormai sembra, come dire, come tutti, sì, come tutti, qualche sì. volta anche nella vita matrimoniale, perché certamente. Io non ho questo quadro così positivo che non ci sia. Certo. Per me, un matrimonio che sia davvero riuscito, in cui uno dica all'altro fidati di me, io mi fido di te, amiamoci fino alla fine e sia coerente a questo, è quasi un miracolo. Ecco. Però, giusto, quindi qualche volta è esteso qualche a tutti. Qualche volta sì. Per tutti, ma riconoscere questi frammenti di amore, di donazione, di sacrificio per l'altro, ecco, semplicemente questo, non si tratta né di benedire le nozze, né di pensare assolutamente
ad altre forme di riconoscimento all'interno della Chiesa. Non ha senso, però che ci sia la comprensione che non c'è tutto male. Cioè, la mia paura è che la Chiesa sia ancora manichea su questo. Dove vede il peccato, vede semplicemente il disastro del male, il male permanente. Per cui un divorziato è un adultero continuato, un adultero per sempre nel secondo matrimonio. Uno che abbia una vicenda omofila è visto semplicemente come perverso. No, io credo che dobbiamo vedere che dove c'è l'uomo, prima di tutto c'è l'immagine di Dio. E in questa immagine di Dio, qualunque uomo, qualunque donna egli o ella sia, dobbiamo trovare prima la sofferenza e poi fare un annuncio dell'amore di Dio, ecco, in tutte le forme possibili. A noi compete questo, e questo non è buonismo, come molti dicono, è semplicemente quel che ha fatto Gesù. Basta leggere i Vangeli. Ecco, sì, basta leggere come ha trattato l'adultera, come ha trattato la peccatrice, come ha trattato quelli che avevano situazioni irregolari. Gli ha annunciato il perdono di Dio, la misericordia, perché potessero rimettersi in piedi e camminare anche loro. Ah, ahimè, sento che lei sorride. Abbiamo privilegiato ovviamente l'aspetto teologico, ma ecco, intanto forse una sua riflessione su tutto quello che ha sentito. Metterei solo un punto di domanda sulla benedizione alle nozze gay, perché è quello che i gay rivendicano, ma insomma si vedrà, magari ne parleremo un'altra volta. Ahimè. Condivido in pieno cosa dice Enzo Bianchi, anche direi che forse, ecco, ovviamente non si può chiedere alla Chiesa di non fare il suo mestiere. Ecco, ma bisogna vedere cos'è il suo mestiere. Sì. Però, ecco, io penso che forse un terreno comune, mi sembra di averlo anche individuato nelle parole di Enzo Bianchi, è quello. Allora, se c'è un qualcosa di, non dico naturale, ma di universale, è il concetto di famiglia, non la forma di famiglia. La forma di famiglia, proprio perché non è naturale, ha diverse forme, se fosse naturale ne avrebbe una sola. Però, ecco, la famiglia è necessaria a volte per diversi motivi. Uno, forse per un motivo più, direi, emotivo, cioè che assolve un po' la solitudine di tutti noi. Sì, questo. Sì. L'altro è anche un motivo invece forse più tecnico, è quello del fatto che i nostri cuccioli, per forma, noi siamo l'unico animale che così com'è non funziona, necessitano di un'educazione molto più prolungata rispetto ai cuccioli degli animali, e quindi ecco, un rapporto che duri nel tempo è assolutamente indispensabile per la sopravvivenza, ecco, dell'umanità. Quindi direi che la famiglia è, sì, davvero umana in questo senso. Ecco, si può trovare un terreno comune tra la lettura teologica e quella antropologica. Ecco, io volevo portare soltanto un ultimo esempio, ma adesso abbiamo mezzo minuto per chiudere, di una popolazione Mosuo che sta nello Yunnan, una regione della Cina, in cui vige ancora, un po' stretto veramente dalla modernità, il matriarcato. Leggo soltanto una frase di una di queste donne che dice: è difficile che una donna Mosuo pensi che il mondo finisca se il suo innamorato la lascia. Certo, non le è indifferente, ma non è neppure il centro della sua vita. L'innamorato è qualcuno a cui una donna non affida mai la ragione della propria esistenza. Sento la sigla, volevo un suo commento su questo residuale matriarcato. Due parole. Sì, sarei un pochino dubbioso a mettere i punti. Spesso si confonde il matriarcato con la matrilinearità. Ci sono popolazioni in cui il ruolo della donna è centrale, fondamentale, però il termine matriarcato indicherebbe proprio un potere, un governo delle donne, e su questo forse bisognerebbe, ecco, andare un pochino più nel dettaglio, ma purtroppo non abbiamo il tempo. Non abbiamo il tempo. Va bene, allora io ringrazio molto Enzo Bianchi e Marco Ahimè. Una buona giornata, una buona domenica a voi. Buongiorno. Buona domenica. Grazie, con Bianchi ci sentiremo presto per parlare di misericordia. E ricordo chi fa il programma: Paola Tagliolini, Ornella Bellucci, Cristiana Monzi, Paola Brai, che è stata oggi con noi per la parte tecnica. Potete riascoltare questa puntata e scaricarla in podcast collegandovi col sito uominiprofeti.rai.it, e per scriverci uominiprofeti@rai.it, e naturalmente siamo presenti anche su Facebook. L'appuntamento alla prossima settimana. Grazie da Gabriella Caramore, buona domenica a tutti.